Benvenuti a Dog Club, il format di Televisionet che vi guida alla scoperta delle razze canine per essere in grado di scegliere consapevolmente il vostro cane. Dovete sapere infatti che tutte le razze moderne sono state create dall'uomo per soddisfare scopi ben precisi e diversi tra loro, come per esempio la caccia, la guarda della proprietà o la difesa della persona. E queste caratteristiche, ricercate in origine, sono ancora molto presenti nella maggior parte delle razze. Infatti, scegliere un cane solo per la sua bellezza o per un'immagine che ci siamo fatti senza conoscere le caratteristiche della razza è un gravissimo errore che può portare ad una situazione di incomprensione e infelicità, sia del padrone che del cane, che però non ha nessuna colpa. Dog Club si occuperà non solo di cani di razza, ma vi aiuterà anche a capire con quali criteri scegliere un cane meticcio o un cane ospitato in un canile. Questi cani che spesso non sono riconducibili ad alcuna razza e quindi è più difficile capirne le caratteristiche, ma sono comunque molto sensibili e hanno estremo bisogno di ricevere affetto. È bene comunque conoscere i criteri con cui sceglierli in funzione del tipo di vita che conduciamo e dell'assetto familiare nel quotidiano. Seguiteci! Oggi parliamo dei Basset Hound. Il Basset Hound è un cane di razza inglese, ma le sue origini risalgono all'Ottocento in Francia, dove fu realizzata la selezione iniziale. I suoi antenati diretti sono i Blue Hound, anche chiamati Chien de Saint-Hubert, che furono incrociati con alcuni cani da caccia francese, in particolare con dei bassetti, ovvero dei cani nani, come il Basset d'Artois Normand, in modo da ottenere un cane da caccia dalle dimensioni normali, ma con gli arti corti e storti. Infatti, in origine, il Basset Hound era impiegato per la caccia di animali da tana, per via della sua bassa statura e dall'olfatto molto fino. Dalla Francia fu importato in Inghilterra, dove fu attentamente selezionato in modo da migliorare le sue doti venatorie e da sviluppare la sua morfologia. Nel 1883 la razza viene ufficialmente riconosciuta e iscritta al Kennel Club inglese. Oggi il Basset Hound viene selezionato ed allevato come cane da compagnia, ma le sue doti e qualità di cacciatore lo caratterizzano fin dalle origini. Il Basset Hound è un cane dall'aspetto molto singolare, di taglia piccola e largo, forte e possente. La sua andatura è sciolta ed uniforme. La testa è di media larghezza e si assottiglia leggermente verso il muso, che è asciutto ma non conico. Gli occhi, scuri a forma di losanga, non devono essere né troppo infossati né troppo sporgenti. Una delle caratteristiche del Basset Hound sono le orecchie lunghe e pendenti con l'attaccatura molto bassa. Gli arti sono corti, muscolosi e dell'ossatura robusta, ma non sono pesanti. La coda è lunga e appunta verso l'alto. Spesso la sua estremità è bianca. Questo permetteva ai cacciatori di rintracciarlo facilmente nell'erba alta. Un'altra caratteristica del Basset Hound è la pelle che forma delle pieghe sulle avambracci e sulla fronte vicino agli occhi. Una rilevante quantità di pelle lassa rappresenta un pregio per questa razza. Il suo pelo è liscio e corto e il suo mantello può essere tricolore, ovvero nero, bianco e foccato, o anche bicolore, ovvero bianco e limone. L'altezza algarese varia dai 33 ai 30 cm, per un peso che varia dai 20 ai 30 kg. Il Basset Hound, pur non avendo perso le sue doti da cacciatore, ovvero l'intelligenza, l'intuizione e la lealtà, è un ottimo cane da compagnia. Infatti è dolce, gioioso e socievole, si integra molto bene nell'ambiente familiare ed è molto affettuoso con i bambini. Essendo totalmente privo di aggressività, non è il cane ideale per chi cerca un buon guardiano. È molto tranquillo e paziente e ama passare del tempo con il suo padrone, al quale è totalmente devoto. È anche noto per essere un cane tenace ed ostinato. Il suo padrone deve fargli capire chi comanda attraverso una ferma e costante indicazione. È un cane ideale per chi vive in appartamento. Infatti non è invadente e ama passare le sue giornate sul divano.
ma anche se non è molto sportivo e tendenzialmente pigro, non significa che non abbia bisogno di attività fisiche al quotidiano. Infatti, essendo abituato fin dalle origini a camminare per ore ed ore, ha bisogno di passeggiare e giocare tutti i giorni. Convive con le persone e con gli animali senza alcun problema, anzi, il Basset Hound ama stare in compagnia. In casa è molto tranquillo e abbaia poco, ma produce una notevole quantità di bava ed è quindi importante essere consapevoli che questa caratteristica non lo abbandonerà mai. Il suo pelo, essendo raso, non richiede particolari cure. Il suo padrone deve essere molto attento alla sua alimentazione per evitare problemi di peso. Infatti, alcuni soggetti sono molto golosi, mentre altri possono invece essere molto inappetenti. In entrambi i casi, per il bene del cane, il padrone non deve mai cedere. Il Basset Hound non rivela particolari problemi di salute. È resistente e non è soggetto a malattie genetiche, ma le orecchie e gli occhi devono essere regolarmente puliti e controllati da un veterinario. Non tutti sanno che il Basset Hound detiene un record molto curioso. È il cane con le orecchie più lunghe del mondo. Shakespeare, in una delle sue opere, lo descrive come un cane with ears that sweep away the morning dew, ovvero un cane con le orecchie che portano via la rugiada del mattino.